Buongiorno a tutti, benvenuti in Naoa, il canale che parla di esoterismo e la tradizione occidentale. Oggi parliamo di rune e siamo nell'equinozio d'autunno e in questo periodo di già avevo fatto un video precedente dove parlavo nello specifico di questo periodo dell'anno, ma ho tralasciato una grande parte che è la parte runica legata a a questo periodo dell'anno diciamo che il mese in realtà è legato alla runa Raido che è la runa a forma di R come vi faccio vedere che è una runa comunque di movimento infatti rappresenta il carro del sole e questo perché è anche un periodo lo vedrete speculare immaginate dall'altra parte anzi, aspettate la disegno speculare io così la vedete giusta? Ecco, Raido, è la runa a forma di R. E questa è la runa di questo periodo del, dell'anno, che è una runa legata al carro, al cambiamento, al, all'aria che torna, infatti l'aria si rinfresca, eccetera, ma è anche, un, è anche una runa di, di grande dispersione, quindi è una runa che aiuta al movimento, però allo stesso tempo disperde le energie. Ma quello di cui volevo parlare in realtà era dell'energia dell'equinozio, che è un'energia di perfetto equilibrio tra luce e ombra, anche se ci stiamo muovendo verso l'ombra, ci stiamo muovendo verso l'autunno, quindi l'inverno, quindi eh, l'oscurità prenderà il sopravvento sulla luce in questo periodo dell'anno, quindi stiamo, ci stiamo eh, riflettendo verso l'interno, dall'esterno verso l'interno. Quindi, parlando di equilibrio, andiamo a parlare delle rune equilibranti, cioè quelle rune che vanno a lavorare proprio sull'equilibrio spirituale, fisico, mentale, eh, da vari punti di vista. Diciamo che sono quattro rune, iniziamo dalla prima, quella in alto, che ha forma di X, che molti pronun pronunciano Gibo, ma in realtà si pronuncia Gibo è una, una forma di X è l'equilibrio della mente l'equilibrio delle idee l'equilibrio um, della propria luce e della propria ombra infatti è una runa che viene molto utilizzato anche per riequilibrare l'energia tra due persone che magari hanno avuto una discussione è una runa che si usa molto per uh, unire anche due persone perché comunque è come un, un olio lubrificante per il motore, ma in realtà è un olio lubrificante per le relazioni. Eh, ghibo significa dono, infatti cioè, esiste la parola inglese che è gift, eh, gift deriva da ghibo, che è dono, quindi è il dono che sono anche le offerte, ossia le offerte che noi facciamo agli dei in cambio di un'energia che ci ritorna indietro. Inoltre è anche una runa legata alla danza, alla danza tra la luce e l'ombra. Che mh, non è una lotta perché noi, come nati in una cultura cattolica, pensiamo che la luce deve lottare contro l'oscurità o viceversa. Ma in realtà in natura tra l'ombra lom e la luce c'è una danza. Sono due sostanze della stessa materia. Quindi, Uh, dobbiamo un pochino uscire dalla mentalità che l'oscurità è il male, la luce è il bene, o viceversa. E, um, e questo rappresenta proprio Ghibo. Ghibo rappresenta proprio la danza tra queste due forze. Quindi noi quando meditiamo con un colore rosso, vivo, vivido, con questa runa, uh, ci insegna ad equilibrare moltissimo la mente, le emozioni. Soprattutto la mente e le emozioni, ma più che le emozioni ehm, intese come sentimenti, le emozioni intese come ehm, quelle emozioni che si scaturiscono da dei pensieri. Quindi è, siamo a un livello molto mentale delle emozioni ancora, perché non è, è, tra emo è tra il sentimento e il pensiero. Quindi non so come la chiamo emozione, ma in realtà non è neanche un'emozione: è uno spazio che è tra il pensiero e il sentimento. E quindi va a riequilibrare queste due energie, quelle legate alla mente e quello legato ai sentimenti. La seconda runa, che è un'altra ru un runa di perfetto equilibrio, è Mannaz, che è questa qui. Vediamo che si ripete la X di Ghibo e ha due stanghetti, ora chiamo la farfalla con le gambe, in maniera ironica per far capire alla gente che forma ha. Praticamente Mannaz, mentre Ghibo va a lavorare sul pensiero e sulle emozioni, Mannaz va ad equilibrare le nostre relazioni con il mondo esterno e il mondo interno. Mannaz è un'ottima runa con cui lavorare nel periodo dei due equinozi, sia, sia quello di autunno sia quello di primavera perché va a riequilibrare questo stato da extroflesso a introflesso che è di questo periodo qua uh, che stiamo entrando nell'autunno, che siamo entrati nell'autunno già, o oh, invece al contrario quando siamo nell'equinozio di primavera da introflesso diventiamo extroflessi. Quindi, mh, solitamente nelle culture nord-europee in particolare, ma in realtà anche noi ne siamo un po' um, ne subiamo un po' il cambio di luce, il cambio uh, di ritmo, il cambio di temperatura, tutti questi cambiamenti che ci porta a essere più magari chiusi in noi stessi, chiusi dentro casa, oppure um, uscire, andare in vacanza, eccetera, eh, crea uno stress alla nostra mente crea un po di stress alle nostre emozioni ma anche al nostro corpo perché comunque sono periodi in cui il corpo deve abituarsi alla, nu alla nuova temperatura al cambio di stagione eccetera eccetera quindi mannaz va a, riequil a riequilibrare tutto questo va a riequilibrare eh, il corpo da un punto di vista del cambio di stagione quindi gli permette di affrontare al meglio il cambiamento però in maniera equilibrata ma anche eh, questo cambiamento psicologico da una vita sociale più attiva in vacanza al mare, eh, con gli amici, con la famiglia, eccetera, a una vita più casalinga, interna. Quindi Mannaz ci va a riequilibrare questo, sia quindi nell'equinozio di, di autunno, ma anche in quello eh, di primavera. La terza luna che andiamo a osservare di equilibrio è la Inguz che è questo rombo con le gambine un po' più lunghe a sopra e sotto praticamente Inguts deriva da Ah, mi sono dimenticato, Mannaz è la runa dell'umanità, quindi umanità intesa come umanità intera con i suoi pregi, i suoi difetti eccetera. Inguts è una porta. È la porta legata. È una, è una runa legata al, all'oceano. Al, al, più che al mare, proprio all'oceano. È una runa oceanica, è una runa legata al dio Ing, eh, che è un dio dei mari. E, mh, è una porta che equilibria mh, la porta della materia con quella dello spirito. Quindi abbiamo parlato di un riequilibrio mentale barra emozionale, di un riequilibrio di questo modo psicologico di vivere all'esterno e all'interno, ora stiamo parlando di un equilibrio materia e spirito. Eh, questa è una runa molto efficace per tutte quelle persone o che sono troppo materialistiche o che sono troppo spirituali. Lavorare con questa runa va proprio a riequilibrare queste due forze, comprendendo che anche nella materia c'è lo spirito e anche nello spirito c'è la materia, ossia che sono due cose unite, non separate, come siamo stati abituati a vedere fin da bambini, magari che pensiamo che lo spirito è in cielo e qua noi siamo nella terra, ma il fatto che siamo nella terra non vuol dire che qui non ci sia spirito. Naturalmente questa è una visione un po' più animista rispetto a quella cattolica o delle religioni monoteistiche però mh, diciamo che la visione nuova è proprio quella di vedere la, ma la materia come spirito e lo spirito come materia perché alla fine sono interconnessi e questo lo troviamo anche nella tavola smeraldina che dice come in alto così in basso ossia tutto ciò che è nello spirito, nel mondo eterico, nell'astrale e anche nella materia quindi per esempio quando noi facciamo un rituale Andiamo a muovere dell'energia a livello astrale è proprio. Ok, sto creando qualcosa in astrale, gli diamo un aggancio fisico, che potrebbe essere un talismano, un oggetto, eccetera. Che andiamo a caricare con il rituale, così che una volta che questa cosa è stata creata in astrale, poi agirà nel fisico. Quindi vediamo che c'è una compenetrazione tra questa forza materiale e spirituale e sì concatenano proprio in questo simbolo non lo faccio con le mani perché può sembrare un gestaccio, che è questo qua, le due, la parte dello spirito della materia che si compenetrano le due porte. Bene. E l'ultima runa con, che parlo, e non a caso per ultima, perché questo è un percorso che, che uno può fare meditando magari nove, mh, almeno qualche giorno con ogni runa ma l'ultima che è otara che è questa qua che è la radice il campo ancestrale il campo morfogenetico è proprio legato alle nostre radici infatti come vediamo qua c'è le zampette sopra e sotto qua ce l'ha solo sotto quindi noi ci stiamo avvicinando mh, al, al periodo di samain che è il periodo legato agli antenati e, e odala è proprio quello che va a riequilibrare il nostro rapporto con gli antenati il nostro rapporto con le nostre radici il nostro rapporto con la nostra famiglia di origine ma non solo anche il nostro rapporto familiare come famiglia e, e va anche a riequilibrare tutto ciò che è legato all'aspetto fisico mate, materiale della nostra vita e dopo che ho spiegato un po' queste quattro rune un po' come sono fatte la cosa che qua ho scritto magari non si legge bene che è molto importante da capire da osservare che sono quattro rune perfettamente simmetriche non sono le uniche rune simmetriche c'è cioè pure ewatz che è simmetrica eccetera però queste quattro rune sono di riequilibrio proprio perché sono simmetriche tutte le rune che Simmetriche sono rune che servono per riequilibrare qualcosa, mentre le rune non simmetriche sono più rune di movimento, poi ci sono movimenti più interiori e movimenti più esteriori, dipende dal tipo di runa, che tipo di energia ha, però queste sono tutte rune eh, riequ eh, riequilibranti. Metto anche i watts perché ne ho parlato adesso che la runa a forma di EME che sembra una M ma si chiama EWATS, che è diversa da EWATS che è un'altra luna ancora, questa qua, EWATS che ha forma di M, come vedete è un'altra luna perfettamente simmetrica, quindi è un'altra luna che lavora proprio sull'equilibrio, diciamo che se RAIDO è il viaggio del tornado un po' senza controllo, EWATS è il viaggio del cavaliere con il cavallo, quindi è un viaggio controllato e più dire ben direzionato è un po più lenta rispetto al ride ma comunque è sempre una runa di movimento bene perché <coughs> spero di avervi dato degli spunti con cui lavorare anche a livello runico e vi ringrazio se vi fa piacere iscrivetevi al canale se volete scrivere di suggerimenti o aggiungere qualcosa scrivetelo tranquillamente nei commenti. Vi ringrazio, a presto da AOA. Ciao!